Ci troviamo a Casa al Palocco. Siamo in terapia intensiva. Consta di 12 posti letto totali, di cui 7 più 1, quindi 8 in questa stanza e 4 nella stanza attigua. Sono tutti strutturati con un letto snodabile in tre posizioni che permette perciò di trattare i pazienti soprattutto a livello posturale. Noi sappiamo che questi pazienti sono affetti da polmonite interstiziale e quindi devono essere girati per favorire la ventilazione polmonare. Ogni struttura è dotata, il tecnico lo sta verificando, da un ventilatore polmonare sotto, una monitorizzazione continuativa dei parametri vitali, elettrocardiogramma, pressione e quant'altro, e da una serie di pompe di infusione automatiche. Questa è una stanza particolare perché c'è una situazione di possibilità di pressione negativa che ovviamente però è presente anche a livello di ventilazione in tutta la terapia intensiva. Pressione negativa vuol dire contenimento massimo, esatto, assoluto, massimo assoluto dei contagiati. Esatto. Grazie a questa riorganizzazione in questo momento ci troviamo nella sala che ne contempla 4 da unire agli 8 che avevamo visto prima, quindi sono 12. Le sale operatorie si stanno adeguando, sono 4 le nostre sale operatorie, per essere trasformate in 18 posti di terapia intensiva. Il totale fa 30 posti di terapia intensiva, più 75-80 posti di degenza suddivisi in una parte di terapia subintensiva e il resto di degenza, chiamiamola ordinaria, cioè di pazienti stabili che vanno solo attenzionati perché sono positivi e hanno patologie, copatologie pesanti, hanno un'età, diciamo, che li pone più a rischio di complicazioni. Operativi da quando? Operativi da domani, tarda giornata, per i 12 posti di terapia intensiva e 24 posti di degenza ordinaria. Quindi diciamo entro la fine della settimana tutti, sì, i 30 posti. Poi tutto il resto saranno operativi e quindi siamo a piena potenzialità. Complessivamente tra Gemelli, Tor Vergata, qui Casa al Palocco, quanti sono stati i posti letto in terapia intensiva aggiunti nelle ultime ore? Noi abbiamo 200 posti destinati a Covid in terapia intensiva, complessivamente su Roma abbiamo destinato 1000 posti comprendendo anche le malattie infettive, le pneumologie, e 1500 a livello regionale, questi sono i numeri. Tutto per pazienti laziali del Lazio o verranno anche fuori? Allora, questo non l'ho capito. Questa è una battaglia comune, non è che è una battaglia del Lazio. Noi adesso sono partiti i nostri elicotteri che stanno trasferendo 2 pazienti dagli ospedali lombardi alle nostre terapie intensive. Stiamo in guerra, signori, per cui è una battaglia che stiamo facendo tutti, il Lazio, la Lombardia e il paese. Grazie.